È vero che in parte condivido la tua analisi, però è anche vero che è molto più grave che una squadra non produca gioco e che non metta gli attaccanti davanti alla Esatto. porta, perché è una squadra dall'encefalogramma piatto. Cioè, mentre così possiamo lavorare sull'attaccante, in caso contrario bisognerebbe lavorare su tutta la squadra. Esatto. Ciò non toglie che in effetti c'è un problema di gol nel Bari, perché quando non segna Barreto, se non segna Barreto, che peraltro non è un mostro di continuità, diciamo, il Oltretutto, giocatore bravo ma non un mostro di continuità, gli anche altri fanno fatica a fisicamente. trovare la via del gol. Io ho la sensazione che però a Firenze Ventura punterà su Castiglio, perché Castiglio mi è sembrato anche in quei 20 minuti il più in palla tra gli attaccanti, e poi un ex E deve no, prendere quel ci, gol che ha de ci fatto, eh? deve restituire i punti che ci ha fatto Lo scorso anno. perdere lo scorso anno Castillo. Ma io sono d'accordo con te che il Bari aveva bisogno di orche di un difensore centrale, di una punta di un certo peso che possa dare, specialmente in determinate partite, quel di più che il Bari serve per poter vincere le Dobbiamo andare partite. in pubblicità, poi torniamo insieme, fra poco. Camata, Rieccoci insieme con i biancherosso TV Sport, con il nostro ospite Lino Moretti, ma alle nostre spalle c'è finalmente Donati, che oggi ha parlato e ha detto cose anche molto interessanti. Sentiamo. non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, bisogna essere fiduciosi perché la stagione può essere lo stesso importante e positiva. È logico che dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, però lavoriamo per questo, ecco. Adesso non mi sembra il caso di dire che il giocattolo si è rotto o tutte queste cose, perché ne ho sentite di tutti i colori. Ricordatevi che il Bari ha fatto 9 anni di Serie B, l'anno scorso ha fatto una gran stagione e, come dicevo nell'intervista di 2 settimane fa, bisogna dimenticarsi la stagione scorsa. Questa è un'altra stagione, molto più difficile, le squadre ci conoscono, sanno come giochiamo, però ci sono tutte le possibilità di fare bene uguale. Logico che dobbiamo trovare delle contromosse quando troviamo squadre che si chiudono, come ha fatto la Lazio. Però è anche significativo che la Lazio prima in classifica e viene e si chiude. E quindi niente, bisogna solo lavorare, cercare di fare sempre meglio e recuperare magari i punti che stiamo lasciando. Io non so se posso fare un appello o no, però non pensate che sia tutto finito, che il Bari è lo sbando, il Bari è sfasciato, perché noi non pensiamo assolutamente così. Noi oggi, prima della media, ci siamo detti, abbiamo perso una partita, ripartiamo. Ripartiamo perché se iniziamo dopo 7 partite a dire a fasciarci la testa perché abbiamo perso 2 partite di fila, già finiamo prima di cominciare. Quindi massima tranquillità, sappiamo che dobbiamo lavorare, migliorare in tutti i reparti, ogni singolo giocatore e lo vogliamo. Quindi dovremmo riuscire a farlo e spero ci riusciremo. Però la partita non è stata una brutta partita, perché qua si dice si perde e vuol dire che hai giocato male, si vince e hai giocato benissimo, anche se non è vero. Andiamo al bar. E quindi è così per la gente, per i tifosi, è così, ma è anche normale, perché il tifoso se giochi malissimo e vince è contento. Metà volta il mister, se vinciamo e non giochiamo bene, non è contento, capito? E di conseguenza, È dappertutto così. ritorno all'inizio, bisogna stare tranquilli tutti. I tifosi devono starci vicino, continuare all'inizio della partita era uno spettacolo bellissimo, sentire quando cantavano e ci incitavano. Spero che continuino a fare così perché la squadra ne ha bisogno, tutti ne hanno bisogno e non buttare fango subito così. Aspettiamo a dare subito verdetti perché il cammino è ancora lungo e se si riesce a stare tutti uniti, dico tutti, da squadra, società, tifosi, giornalisti e via dicendo, si può fare qualcosa di importante. Loro devono vincere, hanno un risultato a disposizione, e noi pure, perché alla fine vogliamo vincere, andiamo là per vincere. Loro forse giocano un po' più, con un po' più di ansia, perché sono ultimi in classifica, e la Fiorentina non può stare all'ultimo posto in classifica. Però sarà, penso, una partita difficile per entrambe le squadre. Noi, appunto, perché andremo là cercando di fare risultato come lo facciamo sempre. E loro per tutti i motivi che ho appena detto. Quindi dobbiamo prepararla bene, sotto tutti gli aspetti, mentale soprattutto, non farci condizionare da queste sconfitte e andare là a fare il gioco che abbiamo sempre fatto con la massima personalità possibile da parte di tutti.
devo riconoscere Donati estrema chiarezza in quello che certo, ha detto. Certo, e anche in partita, visto il giubbotto viola che aveva, parole molto sagge quelle di Donati, che sono un richiamo a quella che è la realtà e all'unione di tutti quanti, perché noi siamo una piccola società, il Bari è una provinciale. Una provinciale riesce a fare punti solo se riesce a tenere il gruppo unito, a tenere tutto l'ambiente unito. Quindi un po' di pazienza, se c'è da mandare giù qualche buco in amaro bisogna mandarlo, però l'importante è che alla fine si riesce a raggiungere l'unico vero obiettivo del Bari, che è quello di rimanere in Serie A il più possibile, il tempo possibile. C'è un amico in linea, pronto?